Perché, ma tu capisci che in questo programma? Mi guardavano, mi osservavano, ma chi sa che stanno pensando di me? Guarda, pigliano, c'è tutto rindacapato, ma che combinate? Scitata! Grazie, grazie! Non guardare proprio così, gradualmente, guarda come facevi me, magari un po' più assorto. E poi piano piano... Piano piano ti tira dentro. No, tira subito. La scelta dell'attore protagonista di Agnello Arena nasce dalla mia frequentazione nel teatro, che è legata a mio padre, che era un critico teatrale. E quindi noi andavamo molto a teatro e una delle compagnie che amavamo di più era quella della Fortezza di Armando Punzo. E Agnello Arena era sempre il protagonista, insomma uno dei protagonisti di questa compagnia. Quindi l'avevo notato, lo volevo già in Gomorra, ma non avevamo avuto la possibilità di averlo, perché insomma era un film che era legato comunque al crimine. La Compagnia della Fortezza è una delle compagnie più importanti che oggi c'è in Italia. Cioè, Agnello, come altri che stanno in scena, dentro e anche fuori, ma sono considerati da critici e dal pubblico alla stregua di attori che calcano le nostre scene in Italia. Mi sono presentato a aprile sul set, cioè vedevo tutto intorno a me che girava, l'autista, la persona che mi accompagnava a trucco, che da là mi portava sul set, tutte le persone che mi facevano... Cioè io mi sentivo, cioè, freddo.